L'onorevole Galeazzo Bignami ne ha facoltà. Prego, onorevole Bignami. Grazie Presidente. In via preliminare credo sia opportuno evidenziare come l'orario di apertura dei lavori della sessione post question time, cioè le 16.23, sia la miglior dimostrazione del fatto che da parte della maggioranza non sussiste alcuna preoccupazione in ordine alla tempistica che governa la approvazione di questo provvedimento, il che credo anche faccia in una qualche maniera chiarezza e piazza pulita rispetto alle ingenerose accuse che qualcuno rivolgeva a Fratelli d'Italia di dipanare una qualche forma di velato ostruzionismo, perché è chiaro che nel momento in cui non solo manca il numero legale come nelle sedute precedenti, non solo si inizia il limine alle fasi di approvazione del provvedimento con una ingiustificata con un ingiustificato ritardo di circa mezz'ora rispetto agli orari programmati, beh, poi non è che si possa dire che è responsabilità dell'opposizione se i tempi si dilatano. E questo lo diciamo anche perché nel prosieguo dei lavori rimarremo sorpresi, visto l'affastellarsi, il sommarsi dei ritardi che si stanno verificando rispetto a un provvedimento così importante di cui appunto cerchiamo di arricchire nel dibattito i contenuti. Risulterebbe, diceva, abbastanza singolare che si volessero imputare all'opposizione responsabilità che evidentemente dell'opposizione non sono. E questo ancor più se questo ragionamento si volesse rivolgere in ordine a un provvedimento, quale quello di cui appunto si discute, che affrontando temi significativi e di estrema rilevanza evidentemente merita quell'arricchimento e quell'approfondimento di discussione e di dibattito che stiamo cercando di realizzare. Ancor più, se possibile, nella presentazione di ordini del giorno come il 79, ma come quelli tutti di cui portano la firma i parlamentari di Fratelli d'Italia, che hanno in una qualche maniera cercato di supplire all'assenza di una possibilità emendativa determinata dalla posizione della fiducia da parte del Governo. In altri termini, non ci date modo di intervenire con emendamenti migliorativi, e ce ne sarebbe bisogno, e quindi cerchiamo con gli ordini del giorno almeno di indirizzare e incanalare l'attività del Governo in una giusta direzione. Tra queste attività vi è quella di cui all'ordine del giorno di cui sono primo firmatario, inerente al tema della pace fiscale. Non è un tema evidentemente banale, giacché si tratta di un tema che a parole riscuote ampia maggioranza all'interno della coalizione di governo, e pertanto ci attendiamo che questa succinta esposizione possa in una qualche maniera trovare immediato riscontro rispetto alle istanze. Io, Presidente, le chiedo scusa, ma sono un po' in difficoltà. Come avrà sentito, ho provato a richiamare l'attenzione dei colleghi, che sicuramente non mancherà dopo il suo giusto appello ad ascoltarlo. Grazie, colleghi. Grazie, Presidente. Appunto per quello mi sono rivolto a lei. E a me basterebbe il silenzio più che l'attenzione in realtà. Di che cosa si tratta con questo ordine del giorno? Si tratta, come dicevo, della possibilità di impegnare il Governo nella adozione di strumenti normativi volti al conseguimento di quella pace fiscale di cui tanti parlano, ma di cui poi non vi è traccia nelle azioni legislative che competerebbero alla Camera e al Senato. In particolare, questo noi ci permettiamo di, in una qualche maniera, di prospettarlo a fronte di numeri che sono, ahimè, estremamente impietosi. E a riguardo, Presidente, mi permette di segnalare agli uffici il refuso che è riportato nell'ordine del giorno, dove manca il cognome del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, che invece viene individuato col solo nome di battesimo, perché nella certezza che questo ordine del giorno verrà approvato ne vorremmo poi dare ampia divulgazione, il quale direttore è intervenuto anche in una recente audizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, dicendo, in realtà non è una novità, che non sarebbero che i debiti non riscossi dallo Stato ammonterebbero a complessivi 1.100 miliardi di euro, una cifra che con l'attuale crisi economica rappresenta già di per sé un evidente e significativo ammontare. Che cosa quindi noi chiediamo?
chiediamo che proprio per facilitare il recupero di queste somme, già che si tratta in larga parte di debiti che la cittadinanza ha nei confronti dell'erario non superiori a 10.000 euro, si possa con uno strumento quale la pace fiscale addivenire a una definizione della situazione. Grazie onorevole Bignami.